Grande commozione ai funerali degli alpinisti morti a Gressonei. Efficientamento energetico, Spezia parte dalle scuole, inaugurato l'impianto fotovoltaico nella primaria del Favaro. Curiosità per la nuova Piazza Verdi, centinaia di persone fra gli archi di Buren e i mosaici futuristi. E ancora un golfo per poeti, il 25 e 26 febbraio alla Spezia, la prima Mitilanza. Arrabbiati e pronti a ripartire subito, rammarico e voglia di riscatto nelle parole di Vignali dopo il pareggio con il Trapani. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Liguria Sud. Una grande folla e molta commozione ai funerali di Antonella Gallo e Fabrizio Orecchia, due delle quattro vittime della tragedia di Gressonei. Le esequie si sono svolte questa mattina nella Cattedrale di Cristo Re alla Spezia e nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Vezzano. I funerali invece di Antonella Gerini e Mauro Franceschini, le altre due vittime della tragedia, si erano tenuti nella giornata di ieri. Vediamo il servizio di Chiara Alfonsetti, le immagini sono di Raffaele Maurella e Daniele Rabuazzo. La Spezia e Vezzano unite nel dolore nel giorno dei funerali di Antonella Gallo e Fabrizio Orecchia, due dei quattro alpinisti rimasti uccisi nella tragedia di Gressonay-Saint-Jean. Questa mattina in Cristo Re in centinaia hanno voluto salutare Antonella e stare vicino alla sua famiglia. Semplice, commosso e profondo il ricordo del marito, delle amiche e dei colleghi. Di Antonella, come ha ricordato Don Piercarlo Medinelli, sarà impossibile scordare il sorriso e l'allegria contagiosa. Siamo rimasti tutti sconvolti dalla terribile notizia di questa tragedia che ti ha portata via insieme ai tuoi amici, amanti della bellezza, della natura e della montagna. Ti salutiamo davvero con tanto affetto, ti ricordiamo, tutti voi ovviamente avete tantissimi ricordi, credo che però il ricordo più bello sia quello del tuo splendido sorriso, Antonella. Antonella, anche nell'estremo saluto, era circondata dalle persone che l'hanno amata e dai simboli delle sue passioni, il caschetto per la montagna e una fascia di Vasco Rossi. Ed è proprio con le parole della canzone Un mondo migliore che un'amica l'ha voluta salutare. I tuoi occhi non perdevano mai quella scintilla luminosa. Per questo vogliamo salutarti con le parole del tuo preferito, il Blasco. Non è facile pensare di andare via, non è facile partire e poi morire, non è facile pensare di cambiare una vita che è passata come un lampo. Ed ecco un'altra canzone, Aig, dei Lighthouse Family, che il figlio di Fabrizio Orecchia ha voluto salutare il padre. Con le note della canzone, i ricordi del figlio, della nipote e del marito di Antonella Gallo, tutta la comunità si è stretta in un grande abbraccio. Fabrizio adorava segnare il suo passaggio sulla roccia nuda, ha ricordato Don Gianluca, ma il segno più bello è quello che ha lasciato nel cuore di chi lo ha amato e continuerà a farlo. Sappiamo bene, e qui ne abbiamo una conferma, che la nostra vita è bella, è gioiosa, è benedetta. Abbiamo sentito in una canzone a Sanremo pochi giorni fa. È bella, è gioiosa, è benedetta, e insieme è tanto fragile, precaria. A volte addirittura pesa ad un esile filo, almeno fino a che non approda sul monte di Dio. Allora sì che diventa forte ed eterna, perché non è più vita terrena, ma è la vita stessa di Dio. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria, stazione della Spezia, esprime il proprio cordoglio ai familiari, ai parenti, agli amici degli scomparsi Antonella, Mauro, Fabrizio e Antonella. Nella nota il gruppo esprime anche solidarietà a Tino Amore, l'unico sopravvissuto alla tragedia. Condoglianze e cordoglio al quale ovviamente ci uniamo.
Il prefetto della Spezia, Antonio Lucio Garuffi, ha espresso il suo apprezzamento per l'attività svolta dall'Arma dei Carabinieri nell'operazione Sciacallo, che ha portato a scovare una banda di truffatori con radici in Campania e che operava anche nella nostra provincia. Il personale che ha operato sotto la direzione del colonnello Gianluca Valerio ha dimostrato professionalità, competenza e grande capacità investigativa, ha sottolineato in una nota il prefetto. Innovazione, sostenibilità, ambiente, ma anche energia sono oggi le parole d'ordine per una città che voglia essere davvero smart. In questi anni il Comune della Spezia, grazie anche alla convenzione socio-economica con Enel, ha portato avanti un progetto e un processo di efficientamento energetico del suo patrimonio edilizio che ha coinvolto ad oggi oltre 30 edifici pubblici. Questa mattina è stato inaugurato l'impianto di produzione da energie rinnovabili nella scuola primaria del Favaro. Per noi c'erano Selene Ericco e Davide Morina. Ci troviamo nella scuola primaria di via Ticino al Favaro, dove questa mattina è stato inaugurato un nuovo impianto di energia fotovoltaica, un evento che accade in una settimana ricca di iniziative per promuovere le energie sostenibili e il rispetto per l'ambiente. Un nuovo modo quindi per produrre energia e per curare meglio il nostro pianeta. In questa settimana che abbiamo voluto dedicare all'innovazione, all'ambiente, a queste tematiche che riguardano anche il tema della produzione di energia pulita, facciamo anche alcune inaugurazioni di cose molto concrete che abbiamo realizzato, tra l'altro proprio in collaborazione con Enel, come in questo caso, nella nostra città. Qua siamo in una scuola, questa scuola abbiamo installato pannelli fotovoltaici e questa scuola riesce a produrre energia elettrica sufficiente a mantenersi. È una città industriale la nostra, è necessario continuare a produrre energia, ma se possibile farlo comunque in un'ottica di rispetto per l'ambiente. Ecco, nel nostro territorio quali sono un po' i dati che rispecchiano appunto questa tipologia di produzione? Sono stati fatti investimenti nel 50% degli edifici pubblici, 34 sono complessivamente gli edifici pubblici che hanno avuto interventi sia di produzione fotovoltaico, di efficienza energetica, quindi la possibilità di risparmiare energie e produrre energie in modo diverso. Oggi è la prima inaugurazione di un impianto fotovoltaico che è in questa scuola e in questa abbiamo voluto dare un segnale in questa scuola e poi la daremo al 2 giugno, proprio come esempi di scuole che sono state in cui produzione di energia è stata trasformata. Questo è solo uno dei risultati ottenuti grazie a una serie di interventi volti proprio al raggiungimento di ciò che è sostenibile e comunque che rispetti l'ambiente. Sì, è uno degli interventi che stiamo facendo col Comune della Spezia su indicazione del Comune della Spezia. Siamo intervenuti su questa scuola facendo l'impianto fotovoltaico, abbiamo realizzato altri impianti fotovoltaici sulle scuole di La Spezia, abbiamo messo anche mano alla parte relativa agli infissi e alle coperture delle scuole in modo tale da garantire l'isolamento termico e garantire anche il miglioramento della riqualificazione delle scuole, perché è noto che le capacità di investimento dei comuni sono abbastanza limitate, quindi si è approfittato di questa operazione fatta con Enel e il comune per mettere mano anche complessivamente al consumo dell'energia all'interno degli stabili comunali. Abbiamo sostituito anche gli infissi di palazzi per uffici alla Spezia e abbiamo in programma ancora altri interventi della medesima tipologia. E sempre nell'ambito delle iniziative della settimana dedicata alla città smart si terrà domani Sentieri ed Orti Urbani alla Pieve, un'escursione dalla Pieve a Carozzo e San Venerio con visita agli orti della Pieve recuperati attraverso il progetto Campagna Urbana. Il programma della giornata partirà alle ore 9:15 con il ritrovo presso il Sagrato della Pieve di San Venerio, a seguire la visita al Borgo di San Venerio e la merenda agli orti della Pieve. Merenda a base dei prodotti ricavati dalle terre recuperate all'agricoltura. Il tema è quello del ruolo dei sentieri e del presidio agricolo nella manutenzione dei versanti collinari. Ci spostiamo a Levanto, dove si farà il parcheggio pubblico negli orti Massola.
Lo ha confermato il vice sindaco Luca Del Bello nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Ci sarà bisogno di una variante al piano urbanistico per cambiare l'originaria destinazione di parco pubblico e di una conseguente modifica della convenzione stipulata dalla giunta precedente, ma alla fine negli ex orti ci sarà anche una zona di sosta per le auto. Il Paese ci aspetta e sta perdendo la pazienza nel vedere che noi nel frattempo ci stiamo parlando addosso. Così Raffaella Paita, capogruppo del PD in Regione Liguria, sui dissidi all'interno del Partito Democratico Nazionale. Questa scissione sulla data o sul metodo è incomprensibile per gli italiani. Si proceda a un congresso in cui, mi auguro, l'elaborazione e il tasso di riformismo siano altissimi. Chi vuole indebolire il PD fa il gioco di Grillo e della destra. Basta Correnti e Caminetti, sosterrò Matteo Renzi perché ha dimostrato di credere nel vero cambiamento e perché senza la sua leadership il PD sarebbe una forza minoritaria, conclude Raffaella Paita. Grande partecipazione all'incontro organizzato dalla CNA della Spezia ed aperto a tutti i balneatori sul tema delle concessioni demaniali. L'incontro, che ha visto la partecipazione in qualità di relatore di Cristiano Tomei, coordinatore nazionale del settore per CNA, e la presenza dei consiglieri regionali Costa e Pucciarelli, oltre che dell'assessore sarzanese Baudone, ha fatto il punto sul disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 gennaio. Il disegno di legge delega il Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Legittimo affidamento, doppio binario e periodo transitorio. CNA Balneatori, rispetto alle altre rappresentanze della categoria, ha da sempre sostenuto una linea definitiva a sostegno delle oltre 30.000 imprese balneari italiane, spiega Cristiano Tomei. Che prosegue, la nostra proposta è di riconoscere il legittimo affidamento delle 30.000 imprese esistenti e di dare strumenti a nuove imprese per insediarsi negli spazi liberi. Ha riscosso molto successo l'iniziativa che ieri ha permesso agli spezzini e non solo di conoscere meglio la nuova Piazza Verdi. Attraverso le visite guidate i presenti hanno avuto modo di scoprire e vivere la nuova piazza tra arte e musica. L'iniziativa, messa in piedi dall'amministrazione comunale, ha visto la collaborazione anche di Poste Italiane e del Conservatorio Puccini. Sono andati per noi a fare un giro nella nuova piazza e a seguire questa iniziativa Selene Ricco e Davide Morina. Forte interesse ha suscitato l'apertura straordinaria del Palazzo delle Poste con la possibilità di visitare, di conoscere i mosaici futuristi ma anche di ricevere l'annullo filatelico. Sin dalle prime ore, diciamo, dell'inizio di questo evento, infatti sono state tantissime le persone che si sono recate qui per visitare appunto i mosaici. Un'iniziativa che sin da subito pare aver davvero riscosso tanto successo, sono molti gli interessati a conoscere, a scoprire questa nuova Piazza Verdi. Sì, abbiamo avuto tantissime prenotazioni nei giorni passati e anche oggi sta arrivando tantissima gente interessata, tanti cittadini e anche turisti. Immagino che oggi pomeriggio ci sarà davvero tantissima affluenza. È una bella occasione per conoscere il progetto, per conoscere Buren, questo artista di fama internazionale, per incontrare però anche tutto quanto il complesso della piazza e dunque il palazzo bellissimo del Mazzoni, i famosissimi mosaici di Prampolini, di Fillia, i mosaici futuristi e poi l'insieme, il contesto di questi palazzi di sicuro prestigio, molto belli, che con la nuova piazza risplendono ancora di più. Man mano che passano i giorni questa piazza sembra raccogliere sempre più consensi, ci voleva forse tempo per imparare a conoscerla meglio e quella di oggi è stata, diciamo, l'occasione per apprezzarla ancora di più. Oggi la scopriamo nella sua interezza, è completata, finita e grazie alle guide turistiche riusciamo a scoprirne anche i contenuti non soltanto della piazza ma anche i contenuti dei palazzi circostanti.
Le piace la nuova Piazza Verdi? Molto. Io passo tante ore qui col cane, mi diverto anche la sera, mi sembra che non ci siano neanche pericoli. Ci sto proprio bene, sono contenta. Ti piace la nuova Piazza Verdi? Sì, molto. Devo dire che è un bel punto anche di incontro. Ci sono anche vari panchine, eccetera. Vediamo quest'estate, spero che vi faranno anche iniziative. E benché tutte le critiche, io vedo che è molto frequentata alla fine. Una piazza che ormai si sta imparando a conoscere, a vivere, cosa ne pensate? Vi piace? A me sinceramente non piacciono i portali di Buren, avrei preferito sculture di autori locali, abbiamo tanti artisti molto bravi. Tuttavia il fatto di riavere una piazza davvero fruibile secondo me è comunque positivo. Dal punto di vista appunto fotograficamente che si vengano a creare dei giochi di luce molto belli, artistici, insomma mi piace. Magari per la funzionalità, forse i mezzi pubblici, le corsie, molti criticano il fatto che se si ferma un mezzo uno non può superarlo, un'ambulanza non può passare, e quello forse l'avrei fatto un po' diversamente, però per il resto come piazza mi piace. E a questa iniziativa sarà dedicato il TG Zoom che andrà in onda domani alle 20, subito dopo la prima edizione del nostro telegiornale. Degrado a Fiumaretta e Bocca di Magra lungo la foce del fiume, lo segnala un nostro telespettatore anche attraverso alcuni scatti fotografici. La situazione di abbandono è disastrosa, racconta. In tutti e due i tratti di sponda del fiume Magra la situazione di abbandono è incredibile. Sulle sponde e sulle spiagge e anche nel porticciolo di Bocca di Magra si possono trovare tronchi di legno, pneumatici, bombole per il gas liquido, corde, cartelli stradali e ogni altro genere di materiale. Il porticciolo di Bocca di Magra è infestato di tartarughe, prosegue il nostro telespettatore, e sappiamo i danni che arrecano alla fauna del fluviale. Nessuno se ne occupa, anche se più volte il fatto è stato segnalato. Non capisco perché, conclude, anche i comitati non si facciano più sentire. Per riparlare del fiume Magra dobbiamo aspettare le elezioni politiche del 2018, si chiede. Il vice sindaco della Spezia, Cristiano Ruggi, ha partecipato ieri alle commemorazioni per il 72esimo anniversario degli eccidi del Terrazzo di San Michele, dove persero la vita i partigiani Spezzini, Luciano Corradini e Paolo Brandolisio. Dopo le deposizioni di una corona al cippo di San Michele, il corteo si è snodato per le vie del centro storico di Bagnolo in Piano, a Reggio Emilia. Le orazioni hanno preceduto una intensa rappresentazione teatrale degli avvenimenti commemorati. E è davvero ancora un golfo dei poeti. Il 25 e 26 febbraio, infatti, il centro Allende sarà invaso da un centinaio di poeti provenienti da tutta Italia per il primo appuntamento dedicato agli spazi mobili della poesia, ovvero Mitilanza. Il servizio con tutti i dettagli è di Selene Ricco, le immagini di Davide Morina. Due giorni di poesia al centro Allende con la regia del collettivo di poeti performativi Spezzini dei Mitilanti. Per un weekend la Spezia diventerà la capitale nazionale della poesia. Il 25 e il 26 febbraio il centro Allende sarà infatti invaso da un centinaio di poeti provenienti da tutta Italia per il primo appuntamento dedicato agli spazi mobili della poesia. Si tratta di due giornate che il Comune ha promosso praticamente acquisendo un'iniziativa da parte di un gruppo molto vivace di artisti, di giovani poeti che si muove sul nostro territorio. Essi avevano da tempo interpretato una forte attenzione per le pratiche contemporanee letterarie, animando iniziative dislocate nei circoli giovanili, in occasioni proprie, ed è stato bello per noi andarli a chiamare, ricercare e chiedergli di costruire insieme, con il massimo margine di spirito di autogoverno, un appuntamento in cui mettessero a fuoco il loro modo di fare poesia e lo confrontassero con punti di vista di diverso tipo.
Mitilanza, un nome che riassume militanza e i mitili. Un'associazione culturale nasce come collettivo appunto, che si occupa di poesia performativa e diventa quello che a noi piace nominare come un innesco alla comunicazione verso la città e alla, appunto, ai cittadini, di dire che insomma, La Spezia è ancora un golfo per poeti. Saranno quindi due giorni di tavole rotonde e confronti dove addetti ai lavori e non discuteranno qual è il ruolo della poesia nella nostra società. Sarà anche un momento di confronto generazionale con personaggi come Nanni Balestrini che si confronteranno con i rappresentanti delle nuove generazioni. L'idea alla base è quella di sfruttare questo immenso spiegamento di forze poetiche senza precedenti nel nostro paese per coinvolgere tutti i cittadini. Il nostro intento è sempre quello di coinvolgere il più possibile la popolazione. Crediamo che la poesia possa parlare ad un numero sempre più ampio di persone e quindi questa locandina che abbiamo preparato è una locandina dove lo spazio protagonista è quello bianco, dove vogliamo che le persone vadano ad interagire con il mezzo locandina scrivendo quelle che sono le proprie urgenze, il loro modo di intendere la poesia. Giovedì alle 16.30 nella Palazzina delle Arti di Via Prione verrà presentato il catalogo della mostra fotografica Pietro Tempestini, una vita da fotografo 1843-1917, che raccoglie le foto esposte alla Palazzina delle Arti fino al 19 marzo 2017. Per l'occasione sarà possibile visitare la mostra prodotta dai servizi culturali del Comune della Spezia, che presenta un centinaio di fotografie inedite del Golfo e numerosi ritratti della borghesia spezzina tra la seconda metà dell'Ottocento ed il primo ventennio del Novecento, foto che sono state tratte da collezioni pubbliche e private. Proseguono le attività del progetto Scopri la Val di Vara, promosso dal Consorzio Il Cigno e sostenuto dalla Fondazione Cari Spezia, con l'obiettivo di valorizzare e mettere a sistema il patrimonio culturale della valle. Le classi della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Val di Vara, partner del progetto, saranno coinvolte in un incontro in classe per discutere insieme del patrimonio culturale e storico ambientale presente in valle e poi in un'uscita didattica per vedere in prima persona le ricchezze del territorio. Le uscite didattiche, che verranno effettuate nel mese di marzo, interesseranno tre luoghi di grande importanza, ovvero il sito archeologico di Valle L'Agora nel comune di Maissana, il museo archeologico di Zignago e i resti del villaggio medievale di Monte Zignago e il SIC Rio Agnola e il santuario di Sant'Antonio Maria Gianelli nel comune di Carro. Venerdì 24 febbraio alle ore 12 scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione al corso Specializzazione Geofisica per Geometri, organizzato dalla Scuola Nazionale dei Trasporti e Logistica e da IS4COP La Spezia, nell'ambito del piano Il Golfo fa rete per manutenere e costruire. Il progetto è finanziato da Regione Liguria attraverso il Fondo Sociale Europeo. Vediamo il servizio di Raffaele Maurella. C'è bisogno di nuove professioni nel nostro territorio, soprattutto legate all'ambiente e alla protezione del territorio. È quello che sta facendo la Scuola Nazionale Trasporti. Sì, Scuola Nazionale Trasporti insieme ad IS4COP, che sono due dei primari enti di formazione della nostra città, hanno promosso questo corso di formazione per diplomati geometri che appunto prevede l'utilizzo di tecnologie innovative per la valutazione del rischio ambientale in territori particolarmente delicati. E in particolare abbiamo come comuni delle Cinque Terre abbiamo appoggiato in maniera molto interessata questo progetto, dando il nostro apporto soprattutto nella fase di project work, mettendo a disposizione prima di tutto il nostro territorio, che è stato ferito negli anni, come sapete, in maniera molto grave. Ecco, a chi è destinato questo corso? Questo corso è destinato appunto a diplomati geometri non occupati, non ci sono limiti di età, e per geometri occupati over 55 anni.
E le finalità di questo corso sono appunto quello di trasferire delle conoscenze, del know-how, soprattutto nelle nuove tecnologie di valutazione dei danni ambientali e delle possibili azioni di monitoraggio. Quindi si parlerà di scanner laser, di droni e di tecnologie del futuro, ma diciamo già del presente dovrebbero essere. Esattamente, esattamente. Purtroppo, cioè, per fortuna, abbiamo a disposizione, la tecnologia ci mette a disposizione ogni anno nuove tecniche, nuovi strumenti, tra cui appunto quelli dei laser scanner e dei droni, che oltre a dare un vantaggio alle conoscenze attuali, si prospettano come professioni del futuro. La qualità di questo corso è data dal supporto di tre enti importanti. Esattamente, uno è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'altro è il Geometri Cardarelli e il Consorzio Universitario per la Geofisica, che sono tre eccellenze nel nostro territorio riguardo a queste tematiche. Conoscere i marchi e le certificazioni di qualità dell'agroalimentare e dell'artigianato ligure, ideare itinerari turistico-artigianali, saper promuovere le eccellenze delle produzioni e delle lavorazioni tipiche della Liguria. Sono solo alcuni degli obiettivi formativi del primo laboratorio didattico itinerari turistico-artigianali in Liguria, rivolto agli studenti di scienze del turismo e che è stato presentato oggi in Regione. Il corso è organizzato in collaborazione con CNA Liguria e il Dipartimento di Economia dell'Università di Genova. Il laboratorio, a cui potranno partecipare un massimo di 20 studenti, inizierà il prossimo 22 marzo e comprenderà anche la visita di 4 imprese artigiane liguri. Torna questa sera alle 21.15 sulla nostra emittente l'appuntamento con la finestra sull'ASL 5 Spezzino. Tema della puntata sarà la chirurgia mini-invasiva. Ospiti il dottor Stefano Berti, direttore della struttura complessa di chirurgia generale dell'ASL 5, e il dottor Luigi D'Ambra. Vediamo un'anticipazione allora della puntata che andrà in onda questa sera. Dottor Berti, parliamo di chirurgia mini-invasiva, di che cosa si parla quando si usa questo termine? Chirurgia che rispetta l'integrità dei nostri malati, quindi l'accesso non ci serve più fare dei grandi tagli per fare quello che dobbiamo fare, e si può essere più rispettosi dei nostri malati. Quali sono i benefici di questi interventi fatti con questa tecnica? Tanti. Benefici in termini economici, benefici in termini di ripresa, benefici in termini di riduzione delle complicanze, sono tanti. Per fare interventi di questo genere, ma per la chirurgia in generale, c'è bisogno anche di una bella organizzazione, di un lavoro d'equipe. Esiste nella nostra città? Certo, è fondamentale l'organizzazione, è fondamentale un lavoro sinergico, è quello che accade alla Spezia nei due presidi, che sono il presidio ospedaliero di Sant'Andrea e quello di Sarzana, dove abbiamo destinato due tipologie essenzialmente di interventi. Quelli ad alta complessità vengono qua nell'ospedale di La Spezia, che richiedono interventi complessi, per patologie complesse, richiedono anche un'assistenza verosimilmente post-operatoria immediata in terapia intensiva. Sempre a Spezia eseguiamo anche gli interventi di chirurgia d'urgenza, quindi un'equipe pronta e disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni per svolgere questi tipi di patologie. Mentre a Sarzana abbiamo riservato la gestione di quegli interventi che possono essere eseguiti in un solo giorno, chirurgia anche ambulatoriale, chirurgia che dura, con un ricovero che dura massimo 2-3 giorni. Dottor Berti, un lavoro d'equipe, un lavoro interdisciplinare, un lavoro che ha dato dei risultati positivi, perché tanti sono gli interventi fatti dalla nostra chirurgia locale e con persone che dalla fuori Spezia vengono a farci operare a Spezia, che questo è un bel segno, giusto? Sì, sicuramente stiamo diventando attrattivi, proprio grazie a queste specifiche, cioè al fatto che magari riusciamo a dare delle risposte che tardano magari ad arrivare vicino a noi, e quindi questo in questo momento è una cosa da puntare, insomma, da puntarci al petto. Avere gente da fuori da Spezia è una cosa che fa molto piacere. Di questo e tanto altro parleremo nella puntata di questa sera, Finestra sull'ASL. Seguiteci.
prorogato il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali SIAE per musica d'ambiente, prorogato fino al 24 marzo 2017 per le imprese che utilizzano apparati di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d'autore nei locali dove si svolge l'attività. Confartigianato La Spezia comunica che è stata rinnovata la convenzione con la SIAE per l'applicazione dello sconto per le imprese associate appunto Confartigianato. Passiamo allo sport, il calcio, parliamo dello Spezia, c'è rammarico ma anche voglia di riscatto nelle parole del giovane Luca Vignali dopo il pareggio con il Trapani. Arrabbiati e pronti a ripartire subito, ha detto appunto il difensore Aquilotto, che andiamo ad ascoltare nelle nostre interviste. Torniamo un po' indietro a questa partita col Trapani, che ha lasciato un po' di amaro in bocca, no? Per come si era messa, per il doppio vantaggio dopo 10 minuti. Cosa è successo poi durante questa gara? Anche se dobbiamo dire la verità, insomma, il Trapani ha fatto vedere comunque di essere una squadra in forma. Sì, il Trapani sicuramente in questo periodo è molto in forma e non ha ancora perso, come noi abbiamo trovato una serie di risultati positivi. E l'inizio molto forte della partita faceva pensare a tutt'altro risultato, però abbiamo un po' smesso di giocare probabilmente dopo il secondo gol. E non abbiamo trovato quelle soluzioni che abbiamo sempre trovato ultimamente, quelle che proviamo in allenamento, che il mister ci chiede, e infatti poi abbiamo subito la rimonta regalando qualcosina, come comunque loro avevano concesso a noi qualcosa sui gol. La cattiveria l'avevamo trovata secondo me nell'ultimo periodo, ci è mancata un po' di lucidità più che altro nel gestire le situazioni della partita. Il Trapani, ripeto, è una squadra affamata, è una squadra che ha voglia di levarsi da quella zona della classifica che non le spetta probabilmente. E dopo il nostro vantaggio loro si sono spinti molto in attacco. Poi ho fatto anche un errore sul primo gol, ho fatto qualche errore su cui devo lavorare durante la settimana, perché sono, rispetto a prima, ci sono situazioni in cui mi trovo in più momenti della partita e devo lavorarci quotidianamente. Un'altra partita sul sintetico sabato prossimo. A Vercelli è andata bene, quindi insomma non vi spaventa questo. Speriamo di ripeterci, ma cercheremo sicuramente di fare una grande prestazione, sono convinto che la faremo. E come sempre in chiusura andiamo a dare un'occhiata alle previsioni meteo per la giornata di domani, una giornata che sarà caratterizzata da spiccata variabilità, con nubi che si alterneranno a schiarite anche ampie. I venti saranno calmi, il mare poco mosso, le temperature oscilleranno tra una minima di 8 e una massima di 14 gradi. Con il meteo, come sempre, si chiude il nostro telegiornale. A me non resta che ringraziarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata. Grazie e arrivederci.